dai, boom! No, piccalo, sì, ucciso, incredibile. Bella ragazzi, Quix Will e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online con la modalità slasher. Quindi immediatamente giù le luci e ovviamente c'è un eco della Madonna, perché appunto come al solito, come vi ho detto ieri nel vlog, qui non c'ho nulla. Ma infatti quando parlo mi fa un eco veramente assurdo, lo sento anche io che ho le cuffie, quindi non riesco a sentire bene i nemici o i passi e queste cose qui. Comunque sì ragazzi, appunto siamo qui ritornati su Slasher, quindi mi raccomando, superiamo assolutamente 60 like se volete altri video su Slasher. A te, ti ho visto, boom. Quindi appunto superiamo assolutamente 60 like per altri video su Slasher. Inoltre condividete il video come dei matti e qua sotto nei commenti scrivete hashtag eco maledetto. Voglio vedere veramente 100 commenti. Ma che cavolo, è morto raga, perfetto. Cioè raga, per farvi un esempio, questo video ha 100 visualizzazioni, io voglio che ci siano 100 commenti con scritto hashtag eco maledetto. Proprio li voglio assolutamente. Comunque sia ragazzi, allora dobbiamo trovare le prede. Ne rimangono solamente 4 in vita, le altre due le ho uccise così un po' a caso, diciamo, perché non mi aspettavo di trovare delle prede lì così a caso. Però una mi è comparsa davanti che mi camminava e l'altra l'ho vista così per culo, perché se no non la vedevo. Qua giù nei motori ci sarà sicuramente qualcuno. Allora, vediamo, stiamo attenti, qui non c'è nessuno, quindi sarà qui. Sarà qui, no. Ok, allora dovrebbe essere in fondo, qualcuno ci sarà, no? Ok ragazzi, credo che qualcuno ci sia qua dietro. E infatti, perché vedo una torcia, quindi qualcuno è qui dietro. Allora, andiamo con calma. Andiamo. No, dai, no, via, fuggi. Oh raga, aiuto, no. Mi sono fatto fottere in una maniera incredibile, raga, assurdo. Boh, vabbè, abbiamo perso, round perdente. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round, siamo le prede, perfetto. Allora raga, io sono preoccupato veramente per l'audio, spero che sia almeno decente o accettabile. Perché per esempio nel vlog non era chissà che, cioè era un pochettino stonato, si sentiva l'eco maledetto. E comunque sia devo cercare di mettere qualcosa all'interno di questa stanza a caso, anche per attutire un po' l'eco, perché ancora dovrei avere circa una settimana di registrare così in questa postazione. Quindi una settimana di eco non è che è una bella cosa, eh. Poi raga, bisogna vedere come il Blue Yeti mi filtrerà l'audio. Allora, qui ci dovrebbe essere il maniaco in teoria, perché vibra. Sì raga, mi vibra tantissimo. Però non so dove diavolo è, forse su. Saliamo allora raga, io voglio salire, voglio vedere se lo trovo. E gli do due belle mazzate. Proprio due belle mazzate sul collo. Che? Ok, quello era il maniaco? Non lo so raga, ma ho visto uno che si è tuffato. È round vincitore. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round. Come? Sono il maniaco? No, raga, sta cosa non l'ho capita. Allora, scusate, io non ho ucciso nessuno. Io non ho ucciso il maniaco. Non l'ho ucciso assolutamente. Non l'ho nemmeno visto. Mi vibrava e basta. Vabbè, sono il maniaco, raga. A caso il gioco ha deciso di mettermi a maniaco così a random. Boh, raga, allora, qui c'è qualcuno? Eh sì. Bam, perfetto, era fermo, però va bene. Ma quante sono le prede? Vabbè, raga, è assurdo, Cioè è veramente, ma veramente assurdo ciò che succede in ogni video. Cioè raga, io non ero maniaco, non dovevo essere maniaco in questo round. Però vabbè, boh, non lo so a sto punto cosa è successo. Se il maniaco era veramente quello che si è tuffato, oppure se il maniaco magari è crashato. Che cavolo è successo non lo so, Però va bene raga, sì vabbè, ma che vuoi fare te? Cosa vuoi fare? Ecco cosa vuole fare, vuole ammazzarmi perché il mio mino tanto è scemo, guardate. Dai. Pam, perfetto. Raga, comunque sia il mio mino è un demente, è un vottuto demente. Cioè veramente, oh, faccio la capriola, vado indietro e lui si rimane fermo così, va tranquillo. Lì c'è uno che si è nascosto male e già lo vedo. Non mi freghi, sai, perché tanto t'ho visto. Quindi se io faccio
Come? Ma da... vabbè, però se non muore... Se non muore... Raga, io non ci credo, Shaky. Che cosa devo dire? Come lo commento? Come commento questa situazione? Assurdo, round perdente. Eccoci qua ragazzi con il quarto round. Siamo nuovamente le prede. Vabbè ragazzi, è assurdo. Prima non so come ci sono diventato maniaco, poi sono morto ovviamente in una spiegazione, in un modo non logico, perché vabbè raga, GTA è così, devi morire e basta. E boh vabbè raga, io qui sento vibrare, il maniaco potrebbe essere o giù o su, ma credo che sia... ha sparato. Ok, quindi credo che sia... Eccolo lì! Raga, raga, l'ho visto. E mi sta anche sparando. Bella, bella, Sergene 2004. Raga, lui è lui. Lui è lui. Ma che cazzo? Lui è lui. Lui è giù. Raga, lui è giù e credo che sta facendo il giro per salire. Noi lo freghiamo in questo modo qui. Sperando che non mi frega lui a me. Vediamo un attimo che... Dov'è? Ok, è qua, raga. Se esce, se esce, è fottuto. Dai, 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 dai. Boom! No, piccalo, piccalo, piccalo. Sì, sì, ucciso, ucciso. Incredibile. È partita, vincitore. Mamma mia, raga, che potenza. Ci sono andato dietro per errore, però... Pam, l'ho ucciso, raga, gli ho spaccato la torcia in faccia. Come al solito, hashtag i round volano via, quindi andremo a fare altri 2-3 round, non so quanti. Ed eccoci qua, ragazzi, con il primo round della seconda partita di oggi. Ovviamente sono il maniaco, mappa numero 5, quella all'obitorio, perfetto. Allora... Qui ci dovrebbe essere già qualcuno, perché ho visto la torcia, perfetto. Meno uno, lì ce ne dovrebbe essere un altro. Vediamo un attimo dove diavolo si trova, perché qui una torcia l'ho vista io, quindi qui nei paraggi ci dovrebbe essere qualcuno. Ok, qui non sembra esserci nessuno. Ma allora scusate, quella torcia da dove diavolo veniva fuori? Boh, quella porta si è aperta. Ok, mi sa che abbiamo ospiti qui di sotto, mi sa che abbiamo... Ma a che cavolo? Ma perché dava pugni alla sedia, raga? Mamma mia, oh. Eh sì, ma che? Ma ha shottato? Ma ha fatto l'headshot? Ma ci rendiamo conto? È round perdente, incredibile. Cioè, raga, ma non esiste. Con un colpo di torcia mi ha shottato. Ma siamo seri? Boh. Ed eccoci qua, ragazzi, con il secondo round. Siamo nuovamente le prede. E vabbè raga, io muoio in modi inspiegabili, cioè veramente nessuno li riesce a spiegare sti modi in cui muoio io. Cioè, con un colpo mi ha shottato veramente, ma è assurdo. Io stendo a crederci raga, allora qui mi butto, sto rischiando lo so, ma mi voglio buttare qui e voglio andare assolutamente. Eccolo qui, è qua dietro raga, è qua, è qua, è qua? Non è qua, o è qua? Ok, qua. È qua, raga. È là, l'ho visto. L'ho visto, eh. Raga, lui è qua sotto. Lui è qua sotto. Allora, se non sale. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Vai, vai immediatamente. No, vabbè. Ma che mira. Ma che cavolo, raga. Mamma mia. Ma perché si deve sfasare? Ma perché muoio con un colpo? Vabbè, dai. È assurdo. Comunque sia, cioè. Scendevo le scale e nonostante, perché quando tu scendi le scale su GTA l'omino continua a scendere la rampa di scale automaticamente se c'è un'altra scala. E girava da solo verso là, io facevo così e lui girava verso là e quindi mi ha visto, se no non mi vedeva, maledizione. Comunque sia, sono rimasti solamente in due qui, lui sta tornando di sopra. E qui ce n'è uno di sopra. Dov'è quello che è di sopra? Sì, vabbè, nelle scale. Boh, raga, speriamo bene. Vediamo un attimo che diavolo succede. Vai! No, ma dai, non ci credo. Troppo ritardo l'ha fatto. Ne rimane solo uno in vita. E qui la vedo dura, raga, perché uno è su. Cioè, il maniaco è su e lui è giù. Quindi, o si muove lui o si muove l'altro. Quindi, cioè, è un buon casino. Ok, raga, gli hanno dato il fucile. E qui praticamente lui è uscito. E lui... è caduto. Va bene. Adesso qui il mio alleato andrà sicuramente lì.
Morirà, sicuro, cioè, raga, morirà al centro. Infatti, cosa? Dai, spara! Mamma mia, che potenza! Che potenza! È partita vincitore, dovrebbe essere. Sei perfetto! Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere se volete altri video sulla modalità slasher lasciando veramente tantissimi like. Mi raccomando, superiamo assolutamente 60 like. E inoltre qua sotto nei commenti voglio migliaia di commenti con l'hashtag Keko maledetto. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook e dalla propria Instagram, vedo il link qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per i miei video, così quello è tutto. Bella ragazzi!